Buongiorno a tutti, sono Enrico Lanati. Oggi è il 17 di giugno e come di consueto trasmetto la videoanalisi di investire.biz, l'unico social network dedicato agli investimenti, ovvero che vi dà la possibilità di poter leggere quelli che sono gli articoli che fanno gli altri utenti e appunto di commentare. Vi segnalo che da poco ha iniziato a scrivere sul sito anche Gianvito D'Angelo, che è un noto trader, e appunto vi esorto ad andare a vedere i suoi articoli. Insomma, ne pubblica generalmente uno al giorno. Bene, ma oggi però sarà la giornata della Fed, o meglio, di tutta una serie di dati macroeconomici che adesso andremo a vedere che culmineranno con appunto la riunione della Fed, la decisione sui tassi e diciamo, la conferenza stampa di Janet Yellen. Ma andiamo con ordine. Oggi, mercoledì 17 giugno, i dati macroeconomici della mattinata, a breve usciranno dei dati appunto sull'Inghilterra, dati piuttosto importanti perché usciranno i sussidi di disoccupazione, uscirà appunto il tasso di disoccupazione, i salari medi, quindi insomma tantissimi dati che potranno influenzare il cambio euro-sterlina. Come sapete, io sono shortista su questo cross e quindi in realtà mi aspetto che dei dati particolarmente interessanti possano spingere il cambio a livelli vicini ai minimi che avevamo visto qualche settimana fa, circa un mese fa. Più avanti, alle 11 ci saranno dei dati veramente importanti per quanto riguarda l'Eurozona, perché uscirà il dato con l'indice dei prezzi al consumo, che di fatto è una misura dell'inflazione, i prezzi al consumatore finale, quindi la perdita di valore della moneta. Ora, questa è stata la politica di Draghi, ha cercato di insistere su quella che era la perdita di valore della moneta. Attraverso il quantitative easing si voleva creare inflazione. E quindi questo sarà molto importante vedere se gli obiettivi che erano st si stava cercando di perseguire attraverso questo tipo di politica si stanno perseguendo oppure no. Quindi sarà un dato veramente importante e vi esorto a seguirlo con particolare interesse. Poi, in realtà, il vero dato, diciamo, importantissimo della giornata di oggi sarà proprio la proiezione economica da parte del Federal Open Market Committee con la decisione sui tassi di interesse alle ore 20, ma ancora più importante, ore 20 e 30, il discorso del presidente Janet Yellen, in quanto appunto sicuramente, insomma, tutti gli analisti stimano, andiamo a vederlo su Bloomberg, che non ci sarà un incremento dei tassi di interesse da parte della Fed e quindi i tassi rimarranno sostanzialmente invariati su un livello che è prossimo allo zero. Sostanzialmente, però, nella conferenza stampa si dirà quando e se questo effettivo rialzo dei tassi di interesse ci sarà e appunto quanto avverrà. Quasi tutti sono concordi nel dire che avverrà entro la fine dell'anno. Ora dovremo capire se sarà settembre, ottobre, dopo l'estate, verso fine anno. Questo sarà molto molto importante, sarà il vero market mover. Andiamo ora, da ultimo, velocemente su quella che è la piattaforma di trading. Vediamo come il mercato italiano ha avuto un leggero rimbalzo e come invece quindi attendiamo nuovi livelli per shortarlo nuovamente. C'è un articolo che ho scritto, quello sulla Grecia. Attendiamo le prossime notizie sulla Grecia, che qualora dovessero creare volatilità sul mercato potrebbero offrire ottime opportunità. Euro-dollaro, come vedete, oggi ha recuperato un pochettino quello che aveva perso nella giornata di ieri. Siamo tornati in area 1,13. Vedremo forte volatilità tra le 8 e le ore 9. Quindi sarà molto importante seguire quello che succede in tarda serata. Per oggi ci attendiamo una giornata assolutamente con movimenti molto molto contenuti e i movimenti appunto li vedremo nella fase serale, dopo e durante soprattutto la conferenza stampa di Janet Yellen. Questo potrebbe spostare euro-dollaro in maniera piuttosto forte, quindi anche oltre di una figura. Quindi se fate trading, l'importante è quello di mettere sempre degli stop in macchina piuttosto stretti o di entrare dopo le parole della Yellen, proprio per evitare di rischiare grossi capitali su movimenti molto forti. La volatilità in aumento in serata, il consiglio che vi diamo oggi è quello di ridurre le size. Da ultimo vi segnalo l'offerta formativa oggi pomeriggio. Abbiamo il consueto trading live con Luca Di Scacciati. Sarà un ottimo modo per vedere l'operatività in tempo reale e per seguire le nostre attività. Vi ricordo, abbiamo in programma,
Al momento c'è anche la promozione di giugno, vi esorto a cliccare su questo tasto per vederla e abbiamo inserito un footer in fondo alla pagina dove ci sono tutta una serie di informazioni interessanti per voi, appunto per chi volesse cliccare e andare a vedere nello specifico che cosa facciamo. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.